bello da vedere, dolce da gustare, ma anche duro a morire. Dovrebbe essere questo il nuovo slogan del Carnevale di Fano, che nonostante il Covid proprio non si vuole arrendere. È vero, per il secondo anno consecutivo gli eventi principali sono rinviati all'estate, ma intanto si è deciso di puntare tutto sugli aspetti culturali di questa importante kermesse, dando vita a una settimana grassa densa di appuntamenti. Durante questa settimana si concentrerà la parte più, tra virgolette, culturale della manifestazione. A giugno faremo la parte dedicata ai bambini e alle famiglie e ad agosto il carnevale per tutti, diciamo così. Questa settimana grassa si apre ovviamente con il giovedì grasso, dove faremo la parte istituzionale, l'alzabandiera, il cambio delle chiavi con il sindaco del carnevale, che quest'anno è un cupido un po' strampalato, interpretato da Marco Guidi, con la musica rabita ovviamente che ci allieterà durante la giornata. Dopodiché ci sarà la presentazione del libro sui giovani maestri carristi. Quest'anno abbiamo voluto dedicarlo proprio a loro, che sono gli artisti che stanno resistendo a questo momento difficile. Ci sarà poi nei giorni successivi la presentazione della mostra del maestro Pierluigi Piccinetti alla Fondazione Cassa di Risparmio. Sabato sera non ci dimentichiamo di un po' di festa, ovviamente, nonostante il periodo. Faremo una cena con delitto di carnevale al Castello di Montegiove con varie associazioni che collaborano con noi. Il lunedì il classico consiglio comunale del carnevale al foyer del Teatro della Fortuna, e chiudiamo martedì grasso con la cerimonia appunto finale di chiusura, con una sorpresa che ovviamente non rivelo. Quest'oggi abbiamo anche presentato il manifesto e il titolo del carnevale, questo che vedete, donato dal maestro Bruno D'Arcevia, e il titolo di quest'anno del carnevale è L'amor scortese. Scortese non ha niente a che vedere con le violenze, niente di tutto questo, ma semplicemente un modo ironico di interpretare l'amore. Al via nel frattempo anche il tesseramento per il 2022 dell'ente carnevalesca, una realtà che tanto concede alla città di Fano dal punto di vista turistico e che altrettanto deve al lavoro dei carristi e di tutte le maestranze. Il carnevale non può arrendersi nonostante il problema che stiamo vivendo. Ovviamente non era possibile fare il carnevale in questo periodo di febbraio, ma comunque accenderemo i riflettori su quella che è l'antropologia del carnevale, facendo quelle cose che sono realizzabili nel periodo di febbraio, comunque accendendo i riflettori su quelle che sono le nostre tradizioni carnevalesche. Ma il carnevale come lo conosciamo, con il lavoro dei nostri maestri carristi, con la collaborazione con le associazioni, lo faremo nel periodo estivo, una data giugno, una data agosto, ecco, proprio per fare promozione dello stesso, con la speranza di tornare nel 2023 a pieno regime, quindi alla sfilata in Viale Gramsci. Oggi intendiamo fare una bella promozione di quelli che sono i lavori delle maestranze fanesi e di quella che è la tradizione del carnevale. La Regione Marche sostiene questa iniziativa, che al pari di quelle che avvengono in altri territori sanno esprimere quello che il nostro territorio offre: storia, tradizione e tanta passione, che si esprime appunto con il Carnevale di Fano, che è il più antico d'Italia o uno tra i più antichi d'Italia. Proprio per questo a fine dicembre abbiamo approvato una delibera in giunta regionale che ha voluto riconoscere quelli che sono gli eventi più attrattivi nella nostra regione, e il Carnevale di Fano è arrivato ai vertici di questa graduatoria, che corrisponde poi a dei finanziamenti con i quali noi sosteniamo la storia e le iniziative di questo carnevale, in grado di destagionalizzare il turismo nella nostra regione, anche nel sacrificio di una versione ridotta come quella che stiamo vivendo in questi anni a causa delle limitazioni del Covid. Il presidente Acquaroli, la giunta Acquaroli, è al fianco degli organizzatori del Carnevale di Fano e a fianco del Comune di Fano perché questo carnevale possa ritornare alla normalità e possa essere sempre più attrattivo, nel rispetto della grande maestria dei carristi fanesi, che sono l'orgoglio di questa regione e di questa città.